Niente da fare per il Città di Messina che tra le mura amiche del Celeste crolla e perde 4-1 contro una Nuova Gioiese in grande giornata. Giallorossi in 10 già dopo mezz'ora per l'espulsione di Munafò. Vanno sotto di due reti segnate da Pasqua e Iannelli, ma riescono ad accorciare le distanze con un rigore trasformato da Camarda. Poi però i viola calabresi dilagano e triplicano ancora con Pascu per poi calare il poker con Crucitti. Andiamo alla gara. Nel primo tempo partono forti i padroni di casa che si rendono pericolosi prima con Manfrè e poi con Buscema, la cui botta dei 25 metri è imprecisa. La Gioiese ci prova al 13°, ma la botta di Iannelli termina la sua corsa a lato. Al 29° è Pasqua a provarci, ma Mannino fa buona guardia. Al 31° doccia fredda per i peloritani. Munafò, già ammonito, entra duro su Pascu e si becca il secondo giallo. Al 34° gli ospiti passano in vantaggio. Assist di Nesci per l'accorrente Pascu, che è bravo a battere Mannino, e 0-1. Nel secondo tempo, al 53°, il Messina cerca il pareggio con Manfrè, ma la sua staffilata è respinta da Panuccio. Al 54° però arriva il raddoppio dei calabresi. Pascu alza la testa e vede l'accorrente Iannelli che insacca, e 0-2. Gli uomini di Di Maria non ci stanno e ci provano prima con Nastasi, ma Panuccio fa ancora buona guardia, poi si procurano un penalty che Camarda insacca al 68°, e 1-2. I padroni di casa si sbilanciano in avanti alla ricerca del pari e la Gioiese ne approfitta insaccando il tris. Siamo al minuto 73, ancora Pascu si fa trovare pronto su assist di Nesci, e 1-3. All'87° arriva anche il poker degli ospiti. Punizione impeccabile di Crucitti dai 20 metri, Mannino non può nulla. E 1-4. Dopo 4 minuti di recupero, il signor Serani di Foligno fischia alla fine. Città di Messina 1, Nuova Gioiese 4. Hanno fatto la partita con grande intensità, con grande determinazione. Venivamo da una sconfitta, di un pareggio secondo me immeritati, sia ad Agrigento sia in casa con il Due Torri, quindi oggi i giocatori hanno voluto dimostrare che la squadra c'era. La squadra c'era, ci sono state delle prestazioni importanti e purtroppo ci mancava solo il risultato. Oggi, oltre alla prestazione che è stata perfetta, c'è anche il risultato.